Con Giorgio Saini abbiamo assistito in diretta al sorteggio della fase provinciale della Junior Team Cup. L'anno scorso ci fu un bel risultato da parte di un oratorio aretino. Quest'anno con quale spirito si parte? Ma diciamo con l'oratorio di Staggiano, che l'anno scorso è stato veramente un grande protagonista, andando a Roma alla fase finale e poi addirittura andando anche a campionati italiani. Io penso che dopo l'esempio di Staggiano la voglia di essere protagonisti sia venuta anche agli altri oratori, che sento particolarmente agguerriti. Abbiamo visto una Junior Team Cup, insomma, che si prepara a varare questa nuova edizione 2018 con il primo appuntamento che è ormai dietro l'angolo. Sì, innanzitutto quest'anno ho fatto nuovo per la Junior Team Cup ad Arezzo, abbiamo fatto i sorteggi, cosa che facevamo negli anni passati all'ultimo momento, proprio prima di entrare in campo con le squadre. Quindi diciamo, questa è già una bella cosa. L'impegno più immediato è il 28 di gennaio. Saremo alle Poggiola dove verranno disputate le qualificazioni. I gironi già si sanno, l'abbiamo visti prima, eccetera. Poi sono previsti i playoff il 18 febbraio. Il campo è ancora da stabilire, nel senso che aspettiamo la risposta ufficiale. Ce l'abbiamo ufficiosa, ma non possiamo ancora svelarla. Nel girone A possiamo trovare l'oratorio di San Sepolcro, l'oratorio di Subbiano, di Amogusta la Vita e le parrocchie di Cortona. Nel girone B abbiamo i Staggiano, Don Bosco e la parrocchia di Pescaiola. Quest'anno abbiamo confermato il trend delle squadre della scorsa stagione, quindi abbiamo avuto la conferma dei numeri della passata stagione e speriamo che quest'anno un'ulteriore squadra del Comitato di Arezzo possa passare le fasi, provinciali. I gironi saranno strutturati in questo modo. Del girone A accederanno alla fase successiva che si giocherà il 18 di febbraio le prime due classificate, mentre la terza andrà a fare gli spareggi. Contro chi? Contro la seconda del girone B, perché la prima si troverà automaticamente qualificata alla finale, mentre la seconda squadra dovrà fare questo playoff di spareggio contro la terza del girone A. Ovviamente la prima tappa è il 28 di gennaio alle Poggiola. La seconda tappa è il 18 di febbraio, ancora il campo, come ha detto il nostro presidente, è da confermare perché siamo alle battute finali. Il nostro impegno è quello che quest'anno si possa avere una squadra che possa andare almeno alle fasi regionali e poi a quelle nazionali, quindi il mio è un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti. In che squadra giocherete questa Junior Team Cup? Nel Don Bosco. Don Bosco. Con che spirito inizierete questa avventura? Sicuramente uno spirito vincente per andare a fare nazionali. Ma sperare di comunque arrivare alle fasi finali, che già per noi sarebbe un gran traguardo. Come avete conosciuto la Junior Team Cup e cosa avete pensato quando vi è stato proposto di partecipare? L'ho conosciuta attraverso la mia squadra e quando mi hanno detto che la mia squadra partecipava, sono rimasto molto contento perché è una competizione molto bella. La prima cosa che ho fatto quando me l'hanno detto è andata subito andare a cercare su Google cos'era e sono stato molto felice comunque di partecipare.